E sono una persona curiosa e quindi questa curiosità ha guidato sempre la mia vita e mi ha fatto scoprire, ancora meglio così, e mi ha fatto scoprire questo posto fantastico. Aiuto. Clicco qua. E sono anche una persona coraggiosa, perché ho sentito in questi giorni diversi di voi che dicevano: ma ho perso il lavoro, quindi mi sono inventata come freelance. Io ho lasciato un lavoro statale. Per seguire la mia passione. Ieri avete parlato di supereroi e di come i freelance sono anche dei supereroi. Il mio superpotere è la voce. E io uso la voce per tanti motivi. La userò modello cantante, ok? Allora, basta vicino. Non così, non così. Ok. Grazie. E questo tradisce molto la mia emozione di essere davanti a un video, un microfono. Ma sono qui, dicevo, perché uso la voce, di solito senza microfono. È questo che mi mette in difficoltà oggi. E questo superpotere, però, io lo condivido con voi. Perché, se non mi sbaglio, tutti avete una voce. Ah, ok, tutti avete una voce. Yes, bene, ok. E cosa c'entra la voce con la creatività? C'entra tanto. Qualcuno, se andiamo a sentire, no, nella tradizione, ci sono varie idee, ma molti parlano di un grande creatore. E il grande creatore, si racconta, all'inizio fu il verbo. E il verbo che cos'è? È suono, è voce. E noi, e d'altra parte anche gli scienziati lo confermano. Di che cosa parlano all'inizio della creazione? Di un Big Bang, di un grande botto, un bel vocione. Quindi vi farò vedere come usare la voce per far volare la creatività. Qualcuno prima ha parlato di vuoto in questi giorni, e Alessandro in particolar modo, ti ringrazio, hai detto delle cose che mi hanno ispirato molto. Il vuoto, aggiungo il mettersi in gioco, il mio intervento finirà presto come discorso, perché vi voglio far provare delle cose. In questi giorni siamo stati tanto sulla testa, tanto, quindi questa è un po' stanca, e d'altra parte sentiamo tanto nel nostro corpo, molto spesso non ce lo permettiamo. Quando è che non ce lo permettiamo? Non ce lo permettiamo quando siamo stressati, quando abbiamo una scadenza, i clienti, la promozione, i social media, ok? E lì le idee, averne tante, bene, ma a volte diventa un po' come attorno alla parola stress, tutto un po' vago, confuso. Quindi vi chiedo di ritornare lì, in questo momento, di ritornare come fanno i bambini a giocare, giocare per davvero. I bambini sono serissimi quando giocano, avete mai notato? Sono presi completamente e lo fanno. L'altra parola chiave che ho sentito in questi giorni tanto è agire, agite, fate. D'altra parte la parola agire è anche dentro alla parola immaginare, in me mago agere, fare agire il mago che è in me. Come lo faccio agire se sono qui?
Allora ho tre strumenti. Ah, uno è già stato spoilerato ieri. Respirare. Ma se qualcuno, e sono state due persone a dire ieri respirate, io sono la terza, ehi, vuol dire che questo è un grande segreto, qui c'è un grande potenziale, non sono solo io che lo dico, è un grande potenziale anche per la nostra voce, chiaramente, perché provate a fare una bella, lasciare andare tutta la voce, tutta l'aria che c'è, e adesso parlate, parlate dopo che avete lasciato andare tutta la voce. Eh sì, ok, muovo la bocca, c'è il labiale, ma quello che fa la nostra voce è l'aria che passa. Quindi vi chiedo di respirare. Oh, sono andata avanti, no? No, state qui, respirate. E ve lo chiedo di farlo, agere, fare adesso, a bocca aperta. Cosa succede? Si mette dentro tanta aria. Continuate a farlo un po'. E può essere che vi giri un po' la testa. Bene. Non è a volte quella sensazione che prima diceva, no? Beviamo per, nel brainstorming, beviamoci una birrettina. Ma potrebbe anche essere respiriamo. Respiriamo tanto. Le idee vengono fuori. Sarebbe bello respirare nella natura, ma respirate comunque, anche perché sennò non siete vivi. Respirare in questa maniera qui, come vi ho detto io, con la bocca aperta, se lo fate per almeno un minuto, vi provocherà, e non so se in qualcuno l'ha provocato, uno sbadiglio. Vuol dire che vi state rilassando, basta veramente poco. Fare il vuoto parte dal rilassarsi, dal lasciare andare. E vi voglio fare il secondo segreto, che è lasciare andare. Come si può lasciare andare? Usando la nostra voce. Un semplicissimo esercizio è questo della non c'è bisogno di avere il microfono, lo potete fare tutti. Vi chiedo proprio di fare una A, adesso ve lo farò vedere io prima, poi lo facciamo insieme, una A come se tornate a casa la sera dal lavoro e lasciate andare, una cosa tipo provate a farlo qualche volta con me e ancora come vi sentite? Come vi sentite dopo? Ok, si muove qualcosa, siamo vivi. Ma ancora di più potete fare prendendo un bel respiro e lasciando andare una A lunga tanto quanto è lungo il vostro respiro. Non c'è bisogno di cantare per fare questa cosa qui, non c'è bisogno di essere intonati, ve lo farò sentire cosa intendo, ma è molto molto liberatorio, libera veramente quassù e ci fa andare qua giù, che è il posto dove arrivano le idee. Grande, grande connessione tra qui e qua, la medicina cinese lo sapeva, erano avanti e sono avanti. Allora, una A, prendendo un bel respiro, lunga quanto è il vostro respiro. Adesso la faccio io prima, poi la facciamo insieme. La farò senza microfono perché questa cosa di amplificarmi così è incredibile. Non spaventatevi.
non è pauroso, anzi, utilizzato nei momenti giusti, vi assicuro, è una gran cosa. Proviamo a farli insieme. Sì, fa ridere. È buffo, certo, ma è tanto tanto rilassante. Se vi permettete questa cosa... uno sbadiglio, sì! Io penso di essere l'unica speaker che quando parla adora vedere che il pubblico sbadiglia. È fantastico, vuol dire che si sta liberando, vuol dire che veramente sta lasciando posto alle idee, sta lasciando posto alla creatività. Mm? Oh, sono già là, no, troppo in alto. Perché prima vi voglio proporre un altro esercizio. Avete mai sentito parlare del gibberish? No, fantastico. Il gibberish, l'appoggio, sennò faccio del danno lì. Il gibberish è una parlare tramite dei suoni. Quindi io non sto usando nessuna lingua, nessuna parola, do suono, ok? E quindi un gibberish potrebbe essere, vi faccio vedere la mia maniera in questo momento di farlo, poi magari in un altro momento potrebbe essere un'altra cosa, ma in questo momento il mio gibberish potrebbe essere qualcosa tipo Cadeneazzo lo volete repolo sarala tarecolo selenine mola Caranetto lo se le mana, tere cadanodo se le la, e un potere da hola gnana, la catadamonia tezilao, so. È folle. È folle, ma questo modo di unire il suono a una cosa che non ha un senso, libera la creatività in maniera esponenziale. Perché? Perché vi permette l'accesso a quella parte di voi che non è razionale. E ditemi, da dove vi vengono le idee? Dalla vostra parte razionale? Non credo proprio. Le idee vi vengono dalla pancia, dal cuore, non da qui. O da quella parte che è qui, nel momento in cui fate il vuoto. Quindi provate un po' a trovare il vostro gibberish. Esercitatevi un minuto. Se vi viene difficile, e potrebbe essere, cos'è sta roba? Potete fare un po' come i bambini quando lallano. Partire da una sillaba. Pa 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 ta 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 ca la la manaca lo facete dalla vostra gna de tero moda coto ciela. Provate. Un minuto, mezzo minuto. Torniamo indietro. Torniamo indietro. No, no, qui. Torniamo qui. Dove l'avete lasciato? A casa? No, ce l'avete dietro. Quindi datevi il permesso di ritornare lì e provare. Perché cosa succede spesso? Succede, ah sì, dunque, quella cosa lì, ah, l'ho vista su internet, ah sì, quella cosa interessante, ne ho sentito parlare, me l'ha raccontato un amico. Vabbè, ma non c'è niente come il provare. Se vi permettete di provare, la vostra vita cambia. Quindi proviamo, giochiamo un attimo. Non siate reticenti. Un minuto. Colonia. Se vedete docolo. Samanadoro. Remene calavalo. Va bene. Se ve lo permettete, sappiate che le vostre
Il vostro cervello non può altro che fare di unire i due emisferi e liberare la vostra creatività. Ma vedo che siete stanchi e anche un po'... Cosa sta dicendo questa qua? Non siate timidi, di che? Non lo sono io che sono qua che sto dicendo queste cose, che i miei figli dicono: mamma, sei scrausa. E non credo mi guarderanno mai, quindi no, però ne li saluto, non si sa mai. Step 4. Ascoltate. Questa è forse la cosa più difficile da fare, ma è una cosa che vi invito di fare già adesso. Ascoltate. Ascoltare vuol dire sentire al di là dell'orecchio. A parte il fatto che Alfred Tomatis, uno dei più grandi esperti dell'orecchio umano, diceva che l'orecchio è uno dei primissimi organi che si forma nella pancia. Quindi una delle prime cose, delle prime sensazioni che abbiamo quando ancora non siamo nati riguarda l'orecchio, riguarda l'udito, il sentire, l'ascoltare. Io vi invito adesso ad ascoltare. Ascoltate i rumori fuori. Potrebbe essere la macchinetta del caffè, potrebbe essere le chiacchiere. Ascoltate qualsiasi cosa e poi ascoltate dentro. E se volete potete anche chiudere gli occhi un attimo e ascoltarvi dentro e sentire. Dentro adesso di me c'è il cuore che batte forte, per esempio. Dentro c'è il mio respiro. Basta questo, basta veramente questo per fare il vuoto. Sono 4 esercizi. Respirare, lasciare andare con un suono, usatelo. Quando insegnavo e uscivo da scuola con una situazione magari anche un po' pesante, per non portarmela a casa in macchina, torni a casa che sei ok, è andato tutto bene tutto sommato oggi. E quando avete fatto questi 4, ma fateli. Se non li fate oggi, fateli a casa, provateli. Ieri è venuta un'altra parola, fiducia. Datemi fiducia. Può veramente cambiare la vostra vita. Volate sempre alto. Grazie. Bien, l'ultimo intervento della giornata.